Ecco la mia adorata sorellina. Sua Maestà, il Principe. Perché questa urgenza di vedermi, figliolo? Non sono d'accordo con voi. Ti ascolto. La strategia che voi adottate, Sire, credo che manchi di un fondamentale elemento, il fiume. Come? Credo che la vostra scelta non consideri che gli elementi possono cambiare. Che gli elementi possono cambiare. Spiegati meglio, dunque. Ho motivo di ritenere che il nemico stia deviando il corso del fiume. Approfittando di un periodo di magra, stanno costruendo una diga. Beh, se le cose stanno così... Non c'è un solo minuto da perdere. Convogliamo una parte delle truppe, le più provate e meno abili, verso est, mentre in realtà il grosso dell'esercito si disporrà ad attendere l'invasione da ovest. Volevate vederci, Sire? Sì. Sì. Mi sembra la cosa migliore da fare. Allora, se permettete, parto subito, Sire. Certo, figliolo. E che la buona sorte ti accompagni. Figlio mio, sono fiero di te. Dategli fiducia e si farà in pezzi per voi. Loro sono uomini per i lavori sul campanile. Bastano? Dio ve ne renda merito. Venite con me. Mio figlio diverrà un ottimo stratega, persino migliore di me. La faccenda degli elementi che possono cambiare non mi aveva neppure sfiorato. Eppure è verissimo. Una strategia così bene impostata come la mia, in un caso come questo, si sarebbe rivelata solamente deleteria. E d'altronde, come potevo immaginare un tale impensato cambiamento, una cosa così improbabile poi? Fortunatamente mio figlio ha sistemato tutto. Già, anche per quella giovane c'è un elemento diverso. Ed è l'amore smisurato che prova per quel fiore. Ed è come se cambiasse il corso di un fiume. Innanzi a tanta forza la legge non può rimanere ferma ed insensibile, altrimenti correrebbe il rischio di vedere il suo stesso regno, quello della giustizia, cadere miseramente. D'altronde qua il giudice sono io. Io devo avere l'elasticità sufficiente a capire quando e perché una legge deve essere cambiata, e persino in che modo. Andate, presto. Ragni! Ho commesso un errore. Ho sbagliato a trattarvi così. Io sono stato troppo duro Eccomi con voi. Eccomi qua, sepolto finché il mio fiore e io avremo vita in questa tomba di pietra. E la mia anima se ne andrà con lui. E voi avrete soltanto accelerato la sua partenza. Ma i miei pensieri e il mio spirito non saranno più liberi. Un essere umano può domare un altro uomo. Lo può schiacciare. Io muoio! Io sono morta! Adesso io... Regarde ici! Io che non posso sostituire la mia mano alla vostra né a quella di Dio, con l'aiuto del mio sangue vi mostrerò come mi avete ridotta. Io non sarò più libero. Mai, mai più! Mai più sarò libera come le rondini che fanno il nido qui fuori, sopra queste mura insanguinate. E voi venite a dirmi che avete commesso un errore. E per il vostro errore io sono qui, completamente insanguinata. Guardate, guardatele le rondini in primavera. Si avvicinano come per portare un fiore a un parente defunto. Così. Tranquillamente, ma in alto rispetto a noi.